Allora, salve a tutti, mi chiamo Benedetta, sono qui perché dopo più di 20 anni che non ci vedo a tanto di distanza ho deciso che adesso basta, vogliamo vederci di nuovo, voglio svegliarmi la mattina e vedere il soffitto della mia stanza. Mi sto sottoponendo a questo intervento di chirurgia refrattiva per, diciamo, agevolare un pochino la mia qualità di vita, anche soprattutto verso l'estate, per evitare appunto di mettere sempre lentine, soprattutto a mare. E niente, questo è il preoperatorio, siamo carichi, siamo pronti, siamo tutti molto entusiasti. Sei spaventato da questa operazione? Un pochino d'ansia c'è, è inevitabile dirlo, però insomma il medico mi ha rassicurato, testimonianze positive ne ho avute, quindi sì, guardo con ottimismo all'operazione, sono sicuro che si riprenderà tutto. Allora, adesso dobbiamo operare una ragazza di circa 30 anni che ha una miopia che si porta naturalmente da ragazzina, a circa 5 gradi all'occhio destro, 4,75 con 0,75 di astigmatismo all'occhio sinistro, e per la valutazione che abbiamo fatto dei suoi parametri corneali e della batimetria, l'intervento consigliabile per lei è la PRK transepiteliale, una PRK che è diversa da quella classica PRK che facevamo tempo fa asportando meccanicamente o chimicamente l'epitelio. Adesso è il laser che fa tutto da solo, è un intervento no touch dove noi non tocchiamo l'occhio del paziente ed è il laser che, calcolato lo spessore dell'epitelio, fa il trattamento transepiteliale, l'ablazione al di sotto dell'epitelio. Questo ha di vantaggio che il paziente ha molti meno fastidi nel post operatorio. Ha comunque un giorno e mezzo di bruciori, di fotofobia importante, ma sicuramente rispetto ai 3-4 giorni del passato è già un grosso passo avanti. I risultati sono molto buoni. Guarda qua, guarda. Noi, C, D, C, T. Guarda, esagerata, bravissima. No, ok. Grazie. È stata molto brava. Allora, Claudio ha fatto una PRK transepiteliale, questo trattamento nuovo, sicuramente già ben standardizzato, che comunque è un'evoluzione importante. Aveva una miopia leggera, intorno ai 2,75 gradi in tutti e due gli occhi, e sicuramente avrà un risultato rapidamente buono. Fortunatamente con questo tipo di trattamento i fastidi post-operatori sono limitati a un giorno e mezzo nel post-operatorio. Il recupero non è immediato, ma già, diciamo, dopo qualche giorno la visione si può considerare buona. Questa grande che cos'è? C, D, F, C. Questo è difficile. D. Bravissimo. Ottimo, molto sfocato, adesso è come se guardasse attraverso l'acqua. Eccoci qui nel post operatorio, come potete vedere dagli occhiali scuri. L'intervento è tranquillissimo, semplice, completamente indolore. La pinzettina dà un po' fastidio, ma è il fastidio più grosso che ho sentito durante tutto l'intervento. Ho finito, ho guardato la tabella e ci vedevo per la prima volta in 24 anni, ci vedevo. Allora, siamo usciti dalla sala, tutto bene, è stato velocissimo, i medici bravissimi mi hanno rassicurato, indolore, totalmente indolore, e niente, vediamo adesso come va, però tutto a posto, è stato tutto tranquillo.